Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video un po' nuovo per questo canale perché si tratta di un unboxing. Si tratta appunto di vedere cosa c'è dentro al mio autoregalo di compleanno che è arrivato oggi con qualche giorno di anticipo perché lo aspettavo per il 21 oggi. Il giorno in cui registro che è arrivato è il 19, mentre il mio compleanno è lunedì, il 26, quindi mi raccomando un bel po' di like sotto il video del 26, magari se volete anche iscrivervi, mi fate veramente un bel regalo. Adesso vi faccio vedere il pacco, eccolo qua, è bello grande, come vedete. Direttamente da Amazon e adesso andiamo ad aprirlo e a vedere dentro che cosa c'è. Vi anticipo già che tutto il pacco mi è costato in totale 59,97 euro, poi nel dettaglio vi dirò anche i prezzi unitari delle cose che ci sono dentro. Eccoci qui sul tavolo, forbici pronte, andiamo ad aprire. Qui c'è un po' di carta, primo regalo, vi faccio vedere questo set, perdo i pezzi anche, di 40 accessori per la GoPro. Qui vedete alcuni di questi, sono appunto il galleggiante, qui ci sono un po' di attacchi, questo qui è il galleggiante da attaccare dietro. Qui c'è la ventosa per l'auto, poi c'è questo qui è il case con i buchi appunto per fare riprese ma avere comunque un minimo di protezione in modo tale anche da potermi sentire. E qui vi faccio vedere, c'è una vite e qui c'è l'adattatore per poterlo attaccare sul treppiedi della macchina fotografica. Qui c'è un selfie stick, anche questo appunto utile anche per il cellulare. Poi anche qui c'è una fascia, penso sia quella da polso. Qui c'è il mini treppiede, adesso lo tiro fuori anche, c'è il mini treppiede GorillaPod. Io in questo momento ne sto usando uno un pochino più grande di questo, ma comunque molto simile. Qui c'è la pinza per poter attaccare la GoPro, magari ad un tavolo o qualcosa del genere. Questa qui potrebbe essere la fascia da testa o quella per il torace, da busto. Probabilmente questa qui è quella da testa, mentre questa qui è quella per il busto. E per finire c'è il sacchettino. E anche questo è pieno di vari giocattolini, come appunto questi che vedete. Qui ci sono delle viti anche, diciamo che c'è tutto quello di cui posso avere bisogno nei prossimi anni, probabilmente. Qui vedete attacchi di qualsiasi cosa, per qualsiasi evenienza. Qui vedete c'è quello per la bici o magari anche per la moto. Questo qui è interessante, potrebbe servirmi molto perché è il panno per pulire. Questo qui è un altro come quello che vi ho mostrato. Diciamo ci sono tutti i vari accessori che possono servirmi. Questo è interessante, vedete l'attacco per poter girare al meglio la GoPro. Questa qui è un'altra fascetta, probabilmente un'altra fascetta da polso. Questi sono gli ultimi, sono appunto gli altri gadget, sempre appunto per la GoPro. Andiamo avanti con gli accessori, qui c'è carta. E tutto quel pacco che avete visto degli accessori per la GoPro mi è costato ben
22,99 euro, così per essere precisi. Questa qui è una piccola chicca per, diciamo, sempre incrementare la qualità dei video, che è il microfono. Si tratta di un microfono, appunto, di quelli con il cavetto da attaccare alla macchina fotografica o comunque anche al cellulare, se volete, e mi è costato 7,99 euro. Adesso vi faccio vedere un po' di specifiche. Come potete vedere, vabbè, leggerissimo, c'è il jack da 3,5 mm, c'è il 2,5 metri di cavo. Questo microfono in particolare è stato consigliato in uno dei suoi ultimi video da Rob Forchetta, lo uso anche lui, mi sembrava molto buono, soprattutto per il prezzo, perché appunto mi è costato praticamente nulla, appunto 7,99 euro, molto conveniente. E ultimo, è, diciamo, un pochino forse il mio azzardo, è ancora ben impacchettato, se ritrovo le forbici lo apro, trovate, è uno stabilizzatore, dovrebbe essere questo quello che ho chiesto, quindi in ogni caso vi faccio vedere anche lì che cosa c'è all'interno. Eccolo qui, vi dico subito che mi è costato 28,99 euro, è la cosa un pochino più costosa. Mi è molto piaciuto perché, adesso ve lo faccio vedere così com'è, ma ovviamente dovrò bilanciarlo bene, fare delle prove per appunto vedere come fare con la macchina fotografica. Mi è piaciuto in realtà perché veniva soprattutto consigliato anche per GoPro. Dovrò appunto vedere come fare per bilanciarla bene e per avere appunto delle riprese un pochino più stabili. Comunque sia, ho già dei video pronti appunto, quindi dovrò vedere, quindi non vedrete subito il miglioramento. In ogni caso ho acquistato questo. Mi sembrava anche un'ottima soluzione dovendo magari viaggiare in aereo, appunto, per non avere un eccessivo peso di una Steadicam. Come vedete, poi la scatola è vuota, c'è solo appunto questo, quindi dovrò appunto vedere come ottimizzare al meglio la stabilizzazione. In ogni caso a me sembra un buon acquisto, poi vi farò sapere nel caso in qualche recensione un pochino più dettagliata. Questo per appunto era il mio autoregalo di compleanno, che mi è arrivato un pochino in anticipo. Cercherò appunto di magari portarvi delle recensioni, in particolare del microfono e anche dello stabilizzatore, sia per quanto riguarda la macchina fotografica sia per quanto riguarda la GoPro. Se volete prima la recensione del microfono o prima la recensione dello stabilizzatore, potete lasciarmi un commento qui sotto dicendomi quale preferite avere prima. E se il video lo avete trovato un minimo interessante, potete lasciare un like, potete condividerlo con i vostri amici. Vi lascio anche in descrizione i link ai miei social. Io adesso prendo e vado a giocare un pochino con i miei nuovi acquisti. Ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!